Donatello, assemblea diciamo ristretta tra Ministri 5 Stelle, ma una invece molto più allargata in cui coinvolgiamo sindacati, associazioni, comitati, tutti quelli che vivono la sanità, soprattutto dall'interno, quindi comitati, associazioni, ma anche operatori, medici, infermieri, OSS, tutti quelli che hanno in mano la percezione, i problemi veri della sanità e con loro trovare soluzioni. Infatti questo non è un modello lavorativo in assemblea pubblica, ma è un tavolo tecnico dedicato e riservato solo alle persone che vivono la sanità in prima persona. E nelle altre esperienze di Terni e Frosinone il tavolo ha funzionato perché è stato partecipato soprattutto da esterni, quello che vogliamo appunto il modo di lavoro. Le prossime tappe saranno Rieti e Roma. Su Roma ci sarà un evento molto più grande perché capite che sono tante altre, una singola altra, ci sono grossi problemi sulla sua capitale. Ma innanzitutto, ecco, lo scopo è quello di ragionare innanzitutto come tavolo tecnico. Quindi vi chiederei, chi non ha competenze sulla sanità, chi non è direttamente, chi non ha una professione sanitaria, di lasciare magari la parola agli altri, in modo che possiamo approfondire tecnicamente tutti gli aspetti. Prima di entrare nel merito, innanzitutto due parole sull'atto aziendale. Quindi lo scopo è quello di, io vi ho inviato due documenti, uno riassume lo stato della situazione sanitaria di Latina, dal punto di vista economico, ma anche socioassistenziale, e un documento che riassume un altro tavolo tecnico che abbiamo fatto in regione sulla rete di emergenza, sull'intasamento del pronto soccorso. Quel tavolo è stato molto ampio, sono arrivati più o meno 18 organizzazioni tra sindacati, comitati, associazioni. Da quel tavolo è emersa una risoluzione per punti che è stata approvata all'unanimità dal Consiglio. Che vedete, il lavoro che facciamo in questi tavoli sono tante parole, tante belle cose, ma poi diventano un atto politico che a volte viene anche approvato dalla regione e diventa un atto ufficiale. Quindi quello che potrebbe uscire oggi come proposte, idee, andrà a tutti gli effetti a integrare l'atto aziendale nei modi e nei tempi che sarà previsto. Quindi quello che uscirà qua sarà concretamente portato con la regione, non solo sullo piano. Scusa Davide, ci vuoi spiegare una risoluzione in breve? Ci arrivo, guarda, proprio a un certo punto della spiego. Scusate, questo vorrei usare il microfono così magari anche per la registrazione così. Ecco, poi vi lascio comunque la parola, faccio l'introduzione generale. Eccoci, allora dicevamo, prima di entrare nel merito di quello che faremo oggi, sarà un lavoro molto molto complesso, vedremo anche come poi continuare da oggi in poi, c'è tutto un programma già previsto. Due parole su Latina perché Capirossi è venuto settimana scorsa in regione, ci ha presentato l'atto aziendale. Abbiamo già identificato tutti i punti critici e carenti rispetto poi a quelle delle esigenze territoriali. I dati fondamentali sono questi. Innanzitutto, Latina, rispetto ad altre ASL, non è né meglio né peggio. È una situazione molto difficile, però ci sono elementi comuni rispetto ad altre province. Innanzitutto, noi partiamo, l'ha messo anche l'ASL stessa, da una situazione economica disastrosa, soprattutto sulla spesa farmaceutica. Ci sono sull'ASL Latina, questi sono dati che risalgono già al 2013, una spesa eccessiva dell'assistenza farmaceutica. Spendiamo 17 milioni di euro in più rispetto all'Italia. Quindi questa era un'ASL che era sotto, posso dire, con pochissimi controlli sulle spese, sul budget e su una pianificazione di processi. Quindi ci arriviamo su questo. E l'ASL aveva un problema di appropriatezza di servizi, di domanda e offerta, di spese, era come tante ASL del Lazio fuori controllo. Adesso ci sono elementi in più per avere un maggiore controllo. E c'è un problema di posti letto, c'è un problema di declassamento dei presidi sanitari rispetto alla capitale. Latina soffre, come altre province, di una perdita di posti letto, perdita di servizi, soprattutto a vantaggio della capitale, di Roma, dove sta affluendo, diciamo, affluendo la mobilità passiva, e poi su altre regioni. Come ai cittadini non si rivolgono più alle strutture territoriali di residenza, ma vanno a cercare la sanità altrove, grazie anche a queste convenzioni che sta facendo la regione sbagliate, per mandare cittadini verso altre regioni dove c'è un'assistenza migliore e una situazione non commissariale. Quindi un problema grosso è la mobilità passiva, che abbiamo sottolineato in commissione. Se avete visto i documenti, i dati sono proprio di un'emergenza, c'è proprio un esodo dei cittadini da Latina verso altre strutture. Non entro nei dati precisi. Per quanto riguarda invece la rete di emergenza, anche su questo ci arriviamo,
c'è un problema di persone, parliamo di circa 50.000 pazienti, di cui 15.000 rifiutano spontaneamente il ricovero. Quindi quando io faccio un'attesa di giorni, di ore per il pronto soccorso, appropriato o meno, codice verde, bianco, rosso o meno, a prescindere da questo, quando sono le condizioni per essere ricoverato, il paziente poi se ne va. Questa è un'altra prova per cui quando arrivo, dopo tutta questa ore di attesa, posso essere ricoverato e alla fine me ne vado perché non ho fiducia nella struttura e nel servizio che mi viene offerto. E questo è un caso molto grave. I dati sono molto chiari su questo, sia sul Goretti, sul San Giovanni Dio, sull'ICOT, sulla città di Aprilia, ci sono dati di ricoveri inappropriati, cioè di accessi inappropriati o mancati ricoveri, che sono dei campanelli di allarme. E anche su questo l'atto aziendale non ha un ruolo molto forte e preciso. C'è anche una tendenza, soprattutto su Latina, che non abbiamo visto in altre ASL, a attribuire i codici alti, una superiore alla media del 34% sui codici rosso e gialli, a fronte di un valore medio del 23%. In particolare su Santa Maria Goretti, su San Giovanni Dio e anche sul Lico, che rappresenta un altro problema, poi vedremo più avanti, e anche città di Aprilia. Sì. Quindi le strutture private stanno anche speculando, le commerciate stanno lavorando molto per avere un maggior numero di ricoveri, anche qua danneggiando il pubblico, c'è anche questo problema che poi toccheremo. Però un po' gli elementi principali. Quando stanno già in un'altra, sia Fiorini che San Giovanni di Dio, credo, dai dati di entrambi gli ospedali. Allora, ecco, prima di entrare nel merito della aziendale, qui erano un po' i dati principali che ci hanno fatto riflettere su qual è la carenza dell'organizzazione territoriale della rete di emergenza, e anche ospedaliera e anche territoriale. Allora, innanzitutto lo scopo di oggi, quindi ammessa questa situazione difficile in cui l'ASL non ha ancora gli elementi, non ha ancora strutturato un approccio da un punto di vista serio per poter intervenire, lo scopo è quello di lavorare su due obiettivi principali oggi. Innanzitutto, voglio dire, di identificare la rete, gli errori di programmazione della rete ospedaliera e territoriale. Innanzitutto capiamo quello che non va, quello che è l'atto aziendale, penso che qualcuno l'abbia letto anche in versione non definitiva, però sappiamo come l'ASL sta affrontando i problemi e come non li sta risolvendo per vari motivi. Quindi innanzitutto cerchiamo di capire qual è il ruolo e le funzioni dei presidi attuali. Cioè gli ospedali sono correttamente bilanciati su tutta la provincia, c'è un polo centrale a discapito di altri, come posso dire, stanno concentrando tutto in un unico presidio, potenziandolo al massimo per specializzazione, per vocazione, oppure stiamo lasciando anche, la domanda è tolta, o lasciamo il resto della provincia senza un'assistenza, quindi devo rivolgermi solo a questo presidio centrale, o addirittura andare a cercare su Roma una nuova risposta. E vediamo c'è questo bilanciamento e come invece riorganizzarlo. Cioè, servono poi ambulatori, serve un polo oncologico, serve una casa della salute, serve un DEA di primo e secondo livello. Questa è la riprogrammazione della rete in base alle reali esigenze su dati di patologia ed epidemiologia. Questa è la prima domanda. E da questo poi risulta quante WOC, WOSD e WOSD stiamo, in realtà l'ASL sta definendo per riorganizzare questi servizi. Vediamo se sono bilanciate correttamente oppure no. Quindi vedete, già un primo obiettivo molto molto difficile, capire cosa c'è e cosa manca, e riorganizzare la rete ospedaliera territoriale. Questo per quanto riguarda l'ospedaliera. Il focus non è sull'ospedale, ma è sulla rete territoriale. Infatti, quando parliamo di medicina d'iniziativa, medicina predittiva, vogliamo che il paziente non sia neanche curato, che ci siano azioni di prevenzione all'insorgenza dei sintomi delle patologie, in modo che il territorio lo prenda in carico della persona con un disagio, non con una patologia, prima che diventi una cronicità, che diventi una puzia, prima che vada poi a intasare gli ospedali. Quindi il focus è su come potenziare la rete territoriale. E su questo arriveremo a qualche soluzione precisa. Quindi se noi rafforziamo il territorio, è chiaro che l'ospedale sarà sull'ultima spiaggia quando il paziente non avrà più possibilità di essere seguito dalla rete territoriale. E qui parliamo di come su Latina e provincia funzioneranno le case della salute, che potrebbe essere un modello di presa in carico che in ottica di ospedalizzazione e di assistenza delle cronicità. La cronicità è un fenomeno molto difficile, molto ampio, che in tutte le province sta diventando un'emergenza. Sempre più i pazienti sono anziani, sempre più hanno malattie che sono prevedibili, sono programmabili e sono anche identificabili facilmente.
Quindi se la regione, se le AS potenziano la rete territoriale, è chiaro che è un vantaggio per tutta la comunità, soprattutto per un minor accesso agli ospedali, con tutte le conseguenze del caso, posti letto, eccetera. L'ADI e le cronicità, appunto. L'ADI e il CAD non funzionano. E anche in questa parte aziendale manca proprio un'attenzione a quello che è l'assistenza che la persona può avere a domicilio o in ottica non ospedaliera. Come possiamo lavorare su questa rete? Attualmente sulla TINA c'è pochissimo. Adesso non ricordo i numeri sull'ADI, ma ovviamente Frosinone, che è venuta ieri direttore generale, ci dice che l'ADI sta aumentando tantissimo perché la gente non può più permettersi di andare nel convenzionato nelle RSA, e quindi ha meno soldi e chiede di più l'assistenza domiciliare che è garantita, diciamo, dalla regione. Quindi anche su questo bisognerebbe lavorarci molto, però l'ASA attualmente non l'ha identificato come punto critico del sistema. E poi arriviamo a quelli che sono i pronto soccorso, i punti di primo intervento e come la regione di emergenza sta rispondendo a queste esigenze. Su questo ci arriviamo fra poco. Quindi innanzitutto l'obiettivo iniziale è quello di capire cosa c'è e cosa non va. Okay? E su questo ognuno di voi, se arriva da un singolo ospedale o un singolo reparto, può dirci come l'ospedale sta rispondendo alle esigenze di quel territorio, se risponde correttamente o meno. Quali sono i dati di riferimento? Quelli che abbiamo girato più o meno nelle due relazioni che abbiamo spedito. Sono i dati di contabilità analitica, ci dicono i centri di costo, dove sono gli sprechi e le inefficienze, dove potremmo togliere risorse pubbliche per potenziare invece reparti o strutture che ne hanno necessità. Questo è fondamentale. L'ASL di Latina non ci ha ancora inviato praticamente nulla. Abbiamo chiesto dati sugli appalti, sulla contabilità analitica, sul recup, sull'intramenia, ed è una delle ASL che collabora meno. Quindi su questo poi andremo avanti con meno. Sì. Rispetto ad altri che sono un pochino più disponibili. Poi, i flussi sanitari, la mobilità passiva, l'indice di efficienza, tutti questi valori ci permettono di fare questo ragionamento. Con i dati disponibili, cioè non basta dire potenziamo, che ne so, Città di Aprilia, potenziamo un qualsiasi presidio, se non possiamo dimostrare che quel presidio serve e deve essere potenziato. Quindi non è una battaglia politica, come fanno di solito in regione, salviamo quell'ospedale perché c'è il politico che se lo è il suo bacino di voto. Dovremmo ragionare su ogni ospedale, se ha senso che ci sia, se ha senso che sia, alcune reparti siano spostate altrove o alcune reparti siano potenziate perché serve veramente un reparto di quel tipo in quell'ospedale. Dobbiamo avere proprio l'ottica di tutta la provincia e in teoria anche relazioni con le altre ASL per gli spostamenti che ci sono fra i cittadini. Okay? Quindi questo, tramite questi dati possiamo capire se un reparto sta lavorando bene, se è efficiente, se serve e se ha senso potenziale oppure depotenziarlo a vantaggio per un altro ospedale che sta vicino a un servizio magari migliore. Quindi non concentriamoci sull'ospedale che è nella nostra città, ma nella rete che garantisca al cittadino, se non è a Piglia sarà da un'altra parte. L'importante è che ci sia il servizio che funzioni meglio del piccolo ospedale che magari non è efficiente come dovrebbe essere. Ok, più o meno è chiaro. Quindi lo scopo di tutto è rivedere l'atto aziendale. In realtà non affrontiamo, appunto, vi ripeto, il singolo ospedale, ma affrontiamo quel modello di governo della sanità di Latina e di provincia. Vediamo se il sistema è sostenibile e si regge, spostando appunto le pedine che abbiamo e i servizi che abbiamo. Il secondo obiettivo, appunto, capiamo bene cosa c'è e cosa non c'è, ci ragioniamo sui dati e poi li scriviamo in modo partecipato all'atto aziendale. Perché l'atto aziendale è l'elemento fondamentale per fare questo ragionamento. L'atto aziendale si affianca a un piano strategico, a un master plan, e insieme prevedono cosa si farà da oggi fino al 2000, sono tre anni, quindi tre anni, scusa, 2017. Sì. Sì, perché no, sono arrivati in 2015. Sì, esatto, sì, però gli atti aziendali sono stati prodotti nel 2015. Infatti okay. La proposta era pure quella di cambiare l'intitolazione che abbiamo fatto, cioè perché è nei dati e nei fatti che comunque si partono dal 2015. Okay. Una programmazione che prevede due anni di tempo. Tra luglio c'è la finestra. Sì. Allora, giusto, che mi fa correttamente osservare che c'è adesso, vengono presentati gli atti. Gli atti sono praticamente approvati, noi stiamo facendo delle critiche, delle critiche di modifica, ma l'atto è già stato deliberato, tutti gli effetti. Però fra sei mesi c'è la proposta, più o meno condivisa, che tutti i direttori generali torneranno in regione in commissione sanità e vedremo i risultati di questo piano
di questo primo atto aziendale, e lì potremo avere una finestra per poterlo correggere almeno nei punti critici. Quindi quello che raccoglieremo oggi servirà anche a questo nuovo incontro con Capo Rossi, per dirgli: guarda, dopo sei mesi abbiamo già identificato queste cose che già sei mesi fa non sapevamo che non andavano, che lo possiamo confermare sulla base dei risultati che hai ottenuto. Quindi porteremo anche questo lavoro del tavolo la sentenza di Giorgio. Ecco, la sfida è enorme, cioè nessuno ha mai riscritto un atto aziendale, perché è un atto che stabilisce un direttore generale con un direttore sanitario amministrativo sulla base di tantissimi fattori, tantissime competenze anche molto, molto tecniche, scambi fra primari, scambi fra regioni, insomma è un equilibrio, diciamo, un documento che mette insieme tutto quello che va e non va. Lo scopo è quello di rimodulare invece un atto aziendale, partire proprio dal basso, da chi lo sta vivendo e chi lo subisce anche. Per questo abbiamo identificato 5 macro aree in cui oggi vi chiedo di concentrarvi. In realtà noi non possiamo adesso riscriverlo completamente, noi partiamo da un atto aziendale già fatto che può essere corretto, rivisto e modificato, quindi partiamo da quello che c'è già. Lo confrontiamo con altre AS per capire quali sono le AS anche più innovative. Mi viene in mente Viterbo, anche la Romaca, che hanno fatto un lavoro molto più approfondito sugli atti aziendali e sono anche stati più coraggiosi. Cioè lì veramente hanno spinto verso l'area, hanno spinto verso progetti molto più vicini alle esigenze delle persone. L'atto di Latina è un copia e incolla delle linee guida regionali, cioè non dà nessun valore in più. Altri AS invece sono stati un pochino più autonomi e sono spinti un po' più in là, quindi potremmo anche prendere altri atti e infilare dentro in quello di Latina qualche cosa di più sostanzioso, insomma. E le macro aree di intervento sono queste. Innanzitutto, sul primo livello, abbiamo capito come rivedere e correggere i modelli attuali. Cosa va e cosa non va. Infatti arrivo, lì c'è una bozza di soluzioni che abbiamo già discusso negli altri tavoli di lavoro delle altre province. Per esempio, cosa intendo per revisione e correzione dei modelli attuali? Quali sono delle proposte? Per esempio, assistenza domiciliare. Ok, identifichiamo, adesso faremo un primo giro di tavolo, vedremo, ognuno dirà un parere su qual è la priorità di intervento per singola macro area. Per esempio, sulla prima macro area, il punto 1 è l'assistenza domiciliare. Cosa vuol dire? Fare investimenti, vuol dire pianificare meglio, vuol dire rivedere le funzioni e i ruoli del CAR, oppure progetti di on care, come hanno fatto anche in altre aree. Questo è il primo elemento, vogliamo concentrarci su questo? Il capo può identificare l'assistenza domiciliare come punto su cui spingere di più l'atto aziendale, per esempio. Oppure il modello casa della salute, qua abbiamo SEZ. C'è già stata la prima, c'è più di un anno di attività, abbiamo già dei dati che dimostrano che va e non va a seconda dei punti di vista, però vediamo se il modello casa della salute deve essere rivisto completamente sulle criticità emerse oppure deve essere rifatto completamente. Questo è un altro cardine dell'assistenza territoriale che potrebbe essere inserito in modo più forte nell'atto aziendale. Un altro elemento, sempre nell'ottica di rivedere e correggere i modelli, è l'organico. Abbiamo un problema dello sblocco del turnover che ci sarà fra nel 2016 quando usciremo dal commissariamento, ma come gestiremo queste assunzioni, questo sblocco? Ne parlavamo anche con gli altri tavoli. C'è un problema che quando non saremo più commissariati ci sarà una situazione statica dal 2007 ad oggi di persone che non sono state più assunte. Abbiamo un'anzianità altissima, abbiamo problemi di turnistica, di sfruttamento dei lavoratori, di colpo si sbloccherà tutto. Il sistema sanitario regionale non sarà in grado di reggere tutto questo nuovo afflusso di persone, di assunzioni, di stabilizzazione anche di precari, dicevamo prima, in modo così veloce. Dobbiamo addirittura pianificare quello che sarà il post-commissariamento. Questo è un problema molto, molto forte che poi comunque che affronteremo. Sull'organico, ci sono accordi sindacali che hanno funzionato o meno. Ci sono 3 deroghe, soprattutto sulle aree di emergenza, sono stati inseriti infermieri, medici per l'emergenza pronto soccorso. Abbiamo visto che queste deroghe non hanno funzionato perché non sono arrivati dove servivano questi medici, questi infermieri. Quindi anche su questo sull'organico ci sono molte perplessità. Vediamo come è stato affrontato ad oggi, come potremmo invece addirittura pensare di riorganizzare i servizi sulla base di stabilizzazioni precari per concorso pubblico, ma che quasi è lo scenario che cambia completamente, capite? Adesso siamo sotto organico in tutti gli ospedali, tutte le ASL, poi ci sarà una disponibilità maggiore, vediamo come metterla, diciamo, a matrice di tutto il sistema per non sbilanciare ancora il servizio sanitario stesso. Poi, punto sulla rete di emergenza, come Latina e Provincia stanno rispondendo
all'afflusso inappropriato nei pronto soccorso. Parliamo dell'appropriatezza di accesso dei cronici, parliamo del ruolo dei medici di medicina generale nel mancata presa in carico dei pazienti che vanno più volte a pronto soccorso. Parliamo di esami inappropriati, non programmati. Cioè, sull'emergenza abbiamo già fatto un lavoro e questa risoluzione che sta approvata in consiglio già dalle linee guida per poter risolvere l'emergenza. Il documento che abbiamo girato riassume un lavoro di 60 pagine per dire come affrontare la riforma delle reti di emergenza e come risolvere i maggiori problemi, blocco barelle, chiamata spot, eccetera. Quindi questo è un altro punto, però su questo c'è già stato un lavoro di analisi. Cerco di andare velocemente, sempre sulla macro area 1, i poliambulatori territoriali. Funzionano a Latina, ce ne sono pochi, ce ne sono troppi. Come potenziare, come rivedere l'efficienza di questi poliambulatori? Li stanno integrando nelle case della salute, li stanno portando negli ospedali, stanno lasciando come strutture singole? E questo che dovremmo vedere anche sulla base della vostra esperienza. La carta dei servizi di medicina generale funziona o non funziona? La guardia medica, anche su questa provincia, la guardia medica è inesistente, potrebbe essere potenziata? Un'altra domanda importante. E poi, giusto per chiudere, i servizi territoriali veri e propri. Cioè, come facciamo a separare le cure primarie dall'assistenza ospedaliera? Okay? Cioè, qual è il ruolo delle ADI, abbiamo già detto, delle RSA, delle postacuzie, degli hospice e dei posti letto per le lungo degenze? Anche qua in ottica di bilanciamento tra quello che trovo in ospedale invece che potrei trovare sul territorio che non c'è. Okay? Questo è un esempio di tante soluzioni nella macro area, modelli attuali. Quindi vediamo secondo voi quali sono le priorità di questi. In questo punto ci sono altri elementi, altre proposte. Vado velocemente, sempre rifare l'atto aziendale, come efficientare i presidi ospedalieri. Qui siamo concentrati proprio sul modello ospedaliero. Qual è il reparto che va, quello che non va, come possibilmente possiamo ribilanciare anche i reparti nei diversi ospedali. Cioè ha senso concentrare tutti in un ospedale, per lasciarli sparsi in tanti ospedali. E su questo, ecco, partiamo dalla mappatura delle esigenze. Verifichiamo gli effetti del potenziamento sull'accesso alle cure, cioè calcoliamo anche i posti letto, sono correttamente bilanciati in quell'ospedale o serve che siano dei posti letto siano dati ad altri reparti in altri ospedali, sulla base poi delle patologie di quanto la gente cerca in quell'ospedale una risposta che non trova. Ok, se mi sono spiegato. E poi sempre in quest'ottica ricalibriamo il modello HubSpot e IDEA. È corretto che ci sia un hub centrale Latino, via di secondo livello, vero o non vero, basta quello sufficiente o servono altri presidi che siano più distribuiti sul territorio? Cioè il modello HubSpot funziona, soprattutto verso Roma oppure no? Potenziamo le specializzazioni oppure come in alcuni casi sempre su Romarca, creiamo dei presidi per vocazione ospedaliera, infermieristica, vocazione assistenziale, anche qua bisogna ragionare. Quindi organizziamo la rete ospedaliera sulla base dei numeri reali che abbiamo appunto. Poi, per chiudere quest'area, l'accreditato convenzionato sta svolgendo il suo ruolo, sta abusando delle carenze del pubblico, cioè come convenzionato sta rispondendo o sta abusando anche delle carenze del pubblico. Quindi vediamo qual è il ruolo dei privati, se i posti letto sono aumentati o diminuiti in questo atto aziendale. Vediamo gli abusi dell'intramenio, vediamo la potenza dei trasferimenti dal pubblico al privato, anche sulla base del primo decreto di Zingaretti che apre la strada al pronto soccorso direttamente al posto letto del convenzionato. I DRG sono corretti nel convenzionato, la qualità delle cure, le verifiche dei requisiti. Sulla Latina avete dei accreditati privati che stanno facendo il loro ruolo in maniera verificabile con la quantità, cioè lo stanno facendo bene o stanno speculando sulla salute, semplicemente. E abbiamo dei dati per capire se il convenzionato sta rispondendo bene oppure no. Questo è un altro tema di analisi. Andando velocemente, come organizzare la rete territoriale dei servizi, qua parliamo di sanità elettronica, come i presidi, i medici, i pediatri non si stanno parlando nel sistema informatico, perché non si cambiano dati, non condividono progetti, risorse, esperienze in modo da che lavorare insieme sulla rete territoriale, questo è un altro problema grosso che non stanno affrontando. Progetti di telemedicina, e referral, connettività, pronto soccorso, medico di territorio. Anche qua mi arriva il pronto soccorso, un ricovero inappropriato, un cronico, e dovrei tramite il sistema informatico segnalarlo al medico che ce l'ha in gestione e rispedirlo indietro attivando però il percorso territoriale che non è stato attivato, quindi c'è un problema di informatizzazione della rete. E poi il problema delle liste d'attesa col blocco delle agende che sono ancora agende chiuse dove spesso non entrano tanti ospedali,
tanti reparti, tanti primari perché non vogliono entrare, oppure non entrano neanche convenzionati, quindi il problema della gente è grosso. Il recupero anche qua, e come vengono ampliati i PDTA per i cronici, anche questo è un problema grosso su Sezza. E poi gli ultimi due punti, vado velocemente, sennò parlo sempre io. Come programmare e come fare informazione. Questo è un punto in cui nessuna ASL, nessun altro aziendale c'è un'attenzione. Questo è, dal nostro punto di vista, veramente assurdo. Cioè, come fare programmazione sanitaria vera, come fare programmazione sociosanitaria. E questo significa fare delle politiche di programmazione, in modo che la cronicità è un esempio. Cioè, io so che quel paziente è un malato cronico, deve fare tot esami all'anno, so che è un diabetico, so che ha tante patologie, io lo inserisco in un percorso diagnostico terapeutico e so, ti dico già adesso che tu farai in quest'anno 3 esami per l'ospedale, 4 nell'altro e poi facciamo valutazione. Questo non lo fa nessuno. Sulla carta c'è, ma non lo fa nessuno. Così come la programmazione sulle predisposizioni. Una persona ha 30 anni, è in una fascia socio-economica di un certo tipo, ha quel tipo di istruzione, in un certo modo io so che sei predisposto, anche per caratteristiche genetiche, ad avere delle possibili patologie nei prossimi 10 anni. Perché non programmo la tua assistenza già adesso? Questo si può già fare sulla base dei dati epidemiologici, sulla base della conoscenza che abbiamo della popolazione. Nessuno lo sta facendo. Questo è un altro elemento che in un altro aziendale potrebbe aprire la strada alla medicina predittiva che previene il disagio ancora prima della patologia, ancora prima del primo segnale di, neanche di patologia, di disagio psicofisico. Su questo la regione non sta investendo. Questo è un elemento che potremmo introdurre. Velocemente, chronic care model, quindi sul modello cronicità, ma sulle campagne. Politiche di prevenzione e educazione sanitaria, non lo sta facendo nessuno, le altre regioni sono in fase avanzata. Noi cittadini non diciamo neanche cosa hanno diritto, cosa c'è sul territorio, la carta di servizio non è una presa in giro. Il cittadino non sa quello che trova sulla Latina, sulla provincia, non sa dove andare, non sa come avere una risposta a un suo problema. Quindi non c'è una campagna di informazione sull'utilizzo corretto delle strutture sanitarie e territoriali, cioè come fare domanda per l'assistenza domiciliare, dove sta il CAD. Tante domande che il cittadino non ha percezione di quello che esiste veramente sul territorio. Quindi campagne di informazione per il corretto uso del pronto soccorso. Abbiamo degli abusi del pronto soccorso che sono eccessivi, cioè persone anche, adesso non parlo solo di immigrati, di rom, ma persone anche disagiate economicamente, però pronto soccorso pensano che lì c'è l'assistenza subito diretta e posso avere la prima assistenza che mi spetta di diritto. Magari invece ci sono percorsi col medico di base che sono più appropriati, però tutti intanto al pronto soccorso perché tutti vanno lì. Quindi una campagna di educazione sarebbe molto importante, così come di politica sanitaria, la cronicità ospedaliera, come affrontarla, campagne sulla prevenzione dei disturbi, sull'alimentazione, sui sovrappesaggi delle medicine, sulla medicina naturale e alternativa. Tutte cose che dovrebbero essere fatte dalla regione per evitare di intasare sia gli ospedali sulla rete territoriale, fare prevenzione a tutti gli effetti medico primari. Anche su questo negli aziendali non c'è nulla. Quindi, queste sono un po' le linee guida per aree su cui dovremmo lavorare oggi. Io direi, qui avete le chiavi di lettura dell'atto aziendale, sono i punti su cui dovremmo concentrarci, su cui dovremmo esprimere tutti un parere e delle proposte. Quindi, so che non un po' troppo, io vi chiedo adesso di fare il primo giro di tavolo in cui vi presentate e vi chiedo di intervenire davvero se siete però operatori del settore, se avete un'esperienza sanitaria o sociosanitaria, di poter portare davvero una proposta tecnica concreta. Raccogliamo in un primo giro le idee principali, le priorità e poi ci concentriamo su quelle identificate come urgenze e carenze dell'atto aziendale. Va bene, quindi guardate un po' questo modello, identificate un'area che secondo voi è importante. Avete un'idea di quali sono le possibili soluzioni, quindi noi ci concentriamo su quelle soluzioni, oppure dovete voi portare a questo tavolo una proposta e su quella abbiamo, se c'è consenso, ci lavoriamo. Va bene? Se avete domande sul metodo, sui tempi, sulle modalità, se iniziamo questo giro, vi chiedo una breve presentazione e poi già di avere un approccio alle soluzioni a questi problemi e alle aree che vi ho detto di analisi. Va bene? Grazie. Allora, cominciamo in una piazza. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Stefano Zanuto, sono infermiere, lavoro all'Icot di Latina da qualche anno. Sono effettivo e non sono precario.
però mi stanno lo stesso a cuore i problemi della nostra sanità, provinciale, regionale e nazionale, che interessa a tutti. Io penso che il problema principale sia il territorio e bisogna trovare le soluzioni, così come sta avvenendo nel resto d'Italia e nel resto del... E come trovare le soluzioni? Siamo tanti, le idee sono tante e se ne può discutere, ma bisogna andare a ragionare lì. Poi penso che c'è anche un problema a livello economico, nel senso che le risorse sono quelle che sono, bisogna prendere atto. A me sono concesso che ci stiano dando le informazioni giuste. E quindi penso che vada potenziato il territorio togliendo risorse, prima di tutto agli sprechi. Secondo voi, andando a fare poi un'analisi di quelli che sono i meccanismi operativi poi parlo del Santa Maria Goretti, quindi dell'ospedale, cioè andare a vedere se va depotenziato determinati servizi per applicarli poi sul territorio, nel senso levo risorse dall'ospedale per implementarli sul territorio, ok? Io vorrei partire dai dati della relazione su Latina. Lo so, sono noiosi, ma giusto per fare il punto, secondo me, almeno per come io l'ho interpretato. E prendo come spunto Latina perché diciamo è il del secondo livello, è il riferimento principale della provincia di Latina. Allora, stiamo parlando di un pronto soccorso, inizio dal pronto soccorso, che fa, penso che i dati siano relativi ai più aggiornati al 2011, la relazione fatta su Latina. Stiamo parlando di un pronto soccorso che fa 73.000 e oltre accessi in pronto soccorso, okay? Non ricoveri, accessi, cioè persone che vanno, hanno bisogno di qualcosa e si rivolgono al pronto soccorso, vengono triaggiati. Al di là del ricovero, sono accessi e non ricoveri. Stiamo parlando di un ospedale che ha, diciamo, 500 posti letto, okay? Poi andiamo sugli auguri e andiamo sulle dimissioni, cioè quelle persone che poi sono state ricoverate e vengono dimesse. Io adesso vi cito i reparti e i numeri di quelle unità operative, quindi di quei reparti che hanno un gran numero di accessi che arrivano dal pronto soccorso, nel senso che fanno ricoveri da pronto soccorso. Allora, per il 79,4% la cardiologia e fa un numero di dimissioni di 1770 pazienti. Poi abbiamo per l'83% chirurgia generale, cioè 2123 pazienti. Poi abbiamo al 93% la medicina generale, che fa 3442 dimissioni. Poi abbiamo ostetricia e ginecologia, 76,4%, che fa 2972 dimissioni. Poi abbiamo la pediatria, col 100% dei ricoveri che arrivano dal pronto soccorso, che fa 1063 dimissioni. Cito un altro dato, il più piccolo, terapia intensiva, cioè stiamo parlando di rianimazione, persone che in condizioni critiche vengono immediatamente messe sotto monitoraggio, vengono evitate immediatamente al massimo dell'assistenza. 96,3% di pazienti che arrivano dal pronto soccorso, dimissioni 161. Quindi, secondo quella che è la mia interpretazione dei dati, poi gli altri vi hanno detto dei numeri inferiori, molto, molto più inferiori, che riguardano gli altri reparti, la mia interpretazione qual è? Che la maggior parte degli accessi in pronto soccorso e dei pazienti meritevoli di ricovero dove vanno? Nella chirurgia generale, e lì deve essere per forza necessariamente trattata a livello ospedaliero, non si può trattare sul territorio. Se quando si parla di interventi chirurgici, certo non si può fare a casa, parlando di cose molto... I restanti ricoveri dove si orientano? Verso la pediatria, la ginecologia e verso la medicina generale. Allora forse è lì che dobbiamo rivederci, nel senso, come parlava prima Davide, abbiamo bisogno di assistenza ormai per pazienti che, cioè stiamo diventando sempre più vecchi, quindi i pazienti ci indirizziamo sempre più verso il cronico, perché grazie alla tecnologia, ai moderni mezzi di assistenza riusciamo a prolungare la nostra vita, però si abbassa la dimensione della qualità di vita, nel senso che i nostri bisogni cambiano, non ci rivolgiamo al pronto soccorso per problemi più legati alla patologia quanto più legati all'assistenza, quindi abbiamo bisogni diversi, anche questo va valutato. E secondo me sono tutti bisogni che devono trovare risposta nel territorio, non al pronto soccorso, non a livello ospedaliero. Mo dirò una cosa che forse non è condivisa, ma secondo me il reparto dico una cosa
sicuramente non sa condividere. Ma secondo me le unità operative di geriatria e di medicina dovrebbero essere chiuse. Cioè le medicine di post-acuzie, tutti i pazienti cronici devono essere trattati sul territorio. Lo so, non siete d'accordo, però secondo me è così. Lo so, ma quello dobbiamo vedere, anche perché i numeri questi sono. Appunto, cioè, dove come sono quelli più lunghi? Dobbiamo... Per sbloccarlo in fame d'aria come fai? Sul territorio? Assolutamente no. La minofillina non gliela fai per sbloccarla? Assolutamente. Però dobbiamo evitare di arrivare a quelle condizioni, nel senso quella dovrebbe essere la condizione più stretta, ma qua stiamo parlando di 3.000, oltre 3.000 ricoveri di medicina. Perché questi pazienti si rivolgono al pronto soccorso? Come ha detto prima Davide, probabilmente non sono ben assistiti a casa propria. È lì che dobbiamo puntare. Parlavamo del 60-70% dei ricoveri inappropriati. Tutti i ricoveri che possono essere tranquillamente, dovrebbero essere tranquillamente gestiti sul territorio, non al pronto soccorso. Questo è il mio pensiero. Attualmente c'è un servizio. Facciamo un giro, poi vi rispondete. Io ho questa idea. Sono qua con voi per ribadisco, dobbiamo trovare le soluzioni sul territorio. Sì, io penso questo. Grazie. Poi diciamo altri per capire adesso le proposte. Angelo Valerio, sono un archivista molto tecnico, quindi sono qui per imparare. Cristiano Gianolla, stessa situazione, quindi secondo me uno degli aspetti fondamentali del nuovo accio aziendale che è stato proposto, sentite? È il cambiamento dal punto di vista amministrativo di come saranno i presidi della provincia di Latina. Questa è una cosa fondamentale, cioè praticamente una rivoluzione da quello a cui siamo abituati da ormai 10 anni. Cioè, quindi si verrà sorpassato l'idea dei 3 presidi, cioè quello nord, quello sud e quello centro, e si farà, secondo il piano, un unico presidio che avrà quindi un'unità amministrativa e non 3 come ce ne sono adesso, e che secondo i piani, cioè secondo il piano, avrà probabilmente anche una mobilità, no? Capirò se ci ha fatto tutta quanta una tiritera sul fatto che non è il paziente che deve spostarsi, ma che sono gli operatori, i medici che dovranno essere intercambiabili. Su questa cosa, io l'ho detto già nell'intervento, e i dati che ci ha appena proposto, mi danno rispondenza. Nel senso, un discorso del genere è quello che si può fare nel presidio centro, avendo 2 ospedali che sono a 10 km l'uno dall'altro. È stupido tornare ad avere 2 medicine, 2 chirurgie, 2 ortopedie, no? In questo ambito si può fare questo tipo di discorso, ma l'ospedale di Latina e l'ospedale di Formia, che seppur trovandosi a 70 km l'uno dall'altro sono, chi conosce il territorio, difficilmente raggiungibili, questo tipo di discorso credo sia fuori dalla logica di Dio. Nel senso, i reparti fondamentali e i reparti dove purtroppo ad oggi ci sono più accessi, poi magari capiamo anche perché, devono continuare ad esistere. Poi magari mi fai una specialistica di dermatologia e una specialistica di oculistica, uno da una parte e uno dall'altra, in modo che sia un'eccellenza, ma chirurgia, ostetricia e determinati reparti di urgenza devono essere funzionali bene in tutti e 3 i presidi, assolutamente. Cioè, questa secondo me è una cosa fondamentale, è una decisione di buon senso. Quando noi diciamo che è inutile avere 2 chirurgie, 2 medicine in 2 ospedali che stanno a 10 km l'uno all'altro, cioè bisogna che queste cose comincino a distinguersi, perché non mi puoi dire la favoletta adesso saremo tutti intercambiabili, bisogna vedere, conoscere il periodo e vedere quali sono effettivamente le situazioni.
Da questo punto di vista, secondo me, noi dobbiamo veramente puntare il focus, perché questa è una rivoluzione da quello che è stato fino adesso, sia per quanto riguarda le assunzioni, perché prima erano tre poli, poi vabbè, nel nostro intervento la terapia del dolore, cioè siamo nel Medioevo, in tutte le strutture della provincia. Quindi sono il privato supplisce ai malati ormai cronici dell'oncologia, nonostante ci sia una legge, non è possibile partorire con l'epidurale in nessuno degli ospedali della provincia di Latina. E un'altra cosa secondo me gravissima, introdotta sempre da Medioevo, introdotta in questo piano, è tutta l'assistenza alle tossicodipendenze, che poi sappiamo con la ludopatia e tutto quanto, beh, sono state assimilate alle malattie mentali. Questo è un atteggiamento da Medioevo, secondo me queste sono le cose fondamentali su cui bisogna un attimo tirare le orecchie e controllare e monitorare l'operato della direzione dell'ASL. Poi vado avanti perché... Scusa Gaia, quali sono le funzioni del direttore generale Camorossi riguardo l'ingegneria? Lui ha detto, nel piano strategico questa cosa non è chiara, però lui ha detto sì. Adesso noi faremo dei poli intercambiabili, perché il chirurgo deve operare su tutti e tre i cioè nel senso secondo lui sì, esatto, già ce ne sta uno, allora scusate, esatto, sappiamo anche i nomi e cognomi, nel senso noi vabbè, già sappiamo i nomi e cognomi di quelle cose che loro hanno fatto. È un amministrativo Caporossi, vero? È un amministrativo Caporossi. Caporossi è il direttore generale, sì, no, però sì, lui che lavora, era un amministrativo. Lui nel suo curriculum, a differenza di altri, però lui ha già avuto questa esperienza, è un amministrativo. È una persona che è una persona che porta avanti soprattutto attività di risanamento economico delle ASL, cioè il Sansoli è famoso per il suo passato nella ASL di Ascoli Piceno per aver rimesso a posto i conti dell'ASL. Naturalmente con un'ASL come Latina, dove i conti non si capisce. Bisogna dire poi l'ha messa a posto. Lui no, l'ha messa a posto con tagli, anche se lui è venuto dicendo che lui pensa che gli investimenti siano il modo per superare la crisi. Io questo vi dico adesso, noi possiamo fare tutte le congetture che vogliamo, però io quello che dico sempre è che noi abbiamo, soprattutto nella sanità, e Davide ve lo può confermare, cioè potere zero come consiglio, perché è tutto blindato. Quando io vi dico che il 50% dei solleciti degli atti, degli atti non risposti sono soltanto della sanità, e forse di tutti gli accessi agli atti che abbiamo fatto nella ASL di Latina non ci hanno risposto a nulla, abbiamo soltanto i dati ufficiali prodotti, cioè quindi vi faccio capire in che tipo di situazione blindata stiamo agendo. Quindi che cosa dobbiamo fare? Allora, il piano lo avete fatto voi, ve lo siete votato, adesso come minimo lo rispettate. Quindi noi, il nostro impegno sarà quello di fare fiato sul collo anche su questa cosa, e nella finestra temporale che ci sarà a luglio andare dati alla mano, dicendo guarda che questa cosa non è possibile per questo quest'altro motivo. Una cosa che pure non hanno fatto è stato l'ascolto delle categorie nella discussione del piano, perché io all'inizio della legislatura ho ascoltato, per quanto riguarda il presidio centro, i chirurghi, gli amministrativi, questa cosa loro l'hanno chiesta anche di essere ascoltati per il piano aziendale, e non è stata fatta, sono stati ascoltati solo i sindacati. Quindi voi capite benissimo qual è il problema fondamentale, è che chi vive la sanità non ha voce in capitolo. Quindi noi cerchiamo di portare questo tipo di voce all'interno del consiglio, anche perché Davide dice vogliamo sentire gli operatori, vogliamo sentire le persone che ci lavorano. Ma noi continueremo ad ascoltarli, andare proprio dentro gli ospedali a sentirli se sarà necessario, se non vengono ai nostri incontri pubblici. Buongiorno a tutti, mi chiamo Gaetano Bersani, io non sono un tecnico, quindi preferisco passare la parola insomma a voi. Ah, molto bene. Questa ve la gira da io. Buongiorno a tutti, Marco De Marco, infermiere
10 anni in questa azienda, 9 trascorsi al pronto soccorso di Latina, e sono anche sindacalista, USB da un anno. E il motivo, brevemente, per cui non mi sto a fare sindacato perché, se, perché per fare certe dichiarazioni mi devo un attimo, come si dice, Roma pararsi, altrimenti mi avrebbero già licenziato. Siamo sempre sui giornali, abbiamo anche un mese fa fatto diruzione di forza dentro l'azienda, perché non ci vogliono ascoltare, e penso che verremo anche alla regione fra po', perché ci stiamo organizzando per una bella manifestazione. Comunque, io in un anno, adesso sono entrato in RSU, ho girato un po' tutto il territorio, sono stato anche a Cori, a Sezze, e ho visto a Cisterna anche, e ho visto per esempio come... C'è anche il progetto di Cori, sì, lo so. Ah. E dunque, per esempio, lì la situazione è, come si dice, né carne né pesce, perché se stanno aperti questi PP, non ha ragione d'essere per come funzionano o per come non funzionano. Noi avevamo fatto una proposta, partiamo proprio sul concreto. La proposta era: allora, vogliamo decongestionare il pronto soccorso? Allora, facciamoli anche questi PP, se li vogliamo lasciare, facciamoli funzionare bene, che abbiano una più autonomia dal punto di vista meteorologico, che abbiano la possibilità di teletrasmettere i dati, ad esempio, dei lavori, dei valori enzimatici se una persona arriva con dolore toracico. Alcuni hanno la possibilità, come Cori, altri non ce l'hanno, come Cisterna. E che se viene una persona con delle piccole o sospette fratture, fare una lastra anche lì, mandarla a livello telematico, perché altrimenti che accade? Che la persona fa la lastra su, a Cori e Sezze, sempre se durante l'orario, diciamo, fino alle 14, perché di notte devono comunque venire a Latina, venire con la lastra, venire giù a Latina, farsi defertare e poi ritornare. Questa è la prima cosa che abbiamo visto. Sempre poi, perché cioè, in funzione il pronto soccorso, perché poi il pronto soccorso è quello che ci dà l'idea se, una, se un'azienda funziona. Perché il territorio è stato un tabula rasa, non c'è niente. Io, nei primi anni che lavoravo al pronto soccorso, questo problema del sovraffollamento non c'era, assolutamente. È inutile parlarne, ci hanno tolto 170 posti letto negli ultimi 6 anni, dal decreto Bordellini fino adesso. E magari ci avessimo 500 posti letto a Latina, ma sono tutti di meno. Avevamo un coefficiente di 3,5 posti letto ogni 1000 abitanti, adesso siamo a 2,1, quando a Roma sopra il 3,5. Cioè è una cosa indecorosa. Quindi noi abbiamo sempre avuto ricoveri accessi impropri, però riuscivamo comunque a gestire il tutto per il semplice fatto che avevamo i posti letto e il territorio comunque non funzionava. Il territorio è rimasto sempre massacrato. Hanno tolto, ci hanno chiuso Sezze, 50 posti letto, c'era la geriatria e la medicina, ormai l'età media è aumentata e i vecchietti non possono essere accuditi a casa, perché purtroppo ormai si lavora in due in famiglia, una volta il vecchietto moriva a casa e uno solo lavorava e la donna di casa accudiva il nonno o il suocero o il papà. Adesso questo non è più possibile. Quindi hanno chiuso Sezze e di conseguenza i pazienti, gli anziani sono deportati in pronto soccorso, è una deportazione, stanno 2-3 giorni in attesa di ricovero, è una cosa vicinaccia. Finisco, la situazione con il CISM è questa: Sezze, la casa della salute è stata inaugurata a Zingaretti l'inizio dell'anno scorso, inaugurata, però poi è entrata in funzione verso luglio-agosto. Io sono andato 2 volte alla casa della salute a controllare il reparto gestione infermieristica, che vuoto, ci stavano quelli della cooperativa, che poi avevano paura di tutto e di tutto, ho fatto finta, non ho detto che ero del sindacato, sennò si spaventavano, ho detto guardate, sono uno che cerca lavoro, come devo fare? E sta in mano a questa potente cooperativa, adesso mi viene in mente la SAES, e che gestisce anche il CAD a Latina, che sembra che ci vuole mettere mano l'azienda sola perché è troppo costoso questo problema del CAD. Gestisco il CAD che comunque è sempre insufficiente dal punto di vista della, come stiamo dicendo. Il reparto lì è vuoto. Io adesso ho un mio collega che è responsabile della Casa della Salute e mi dà informazioni ai protocolli e tutto. Ma io ho chiesto sempre, facendo, perché il mio sindacato non fa solo casino, come diciamo a Roma, ma vuole proporre. Ha detto, ma possiamo fare le dimissioni dai reparti di medicina, quindi
liberare subito prima i posti letto per permettere al pronto soccorso di portare i pazienti in medicina e fare le quindi divisioni un po' protette alla Casa della Salute. Direttore, ma c'è, ma questo è già bene, no? Guardi, ho fatto, io sono stato due volte e su 15 posti letto 3-4 posti sono occupati, adesso è tutto vuoto. Queste Case della Salute non partono. Poi dicono che c'è la resistenza dei medici di famiglia, perché poi è una lobby. Anche qui bisogna andare a controllare pure gli orari degli ambulatori dei medici di famiglia, ma io lavoro un'ora al giorno, un giorno sì, un giorno no. No, questa è una cosa. Primo, gli orari. Secondo, e qui parliamo del terreno. E poi secondo, io quando stavo a Triace ogni volta per ordinare orari al medico di famiglia, e ci credo, io dice, beh, no, vai al pronto soccorso. Perché sono diventate dei passacarte, è una lobby potente, prendono tanti soldi, il triplo e il quadruplo del medico, del chirurgo che ha molte più responsabilità, che lavora nel pronto soccorso. Poi, se è questa la situazione, e poi per quanto riguarda il pronto soccorso di Latina, io devo dire questo, che si è arrivati ai giorni in cui c'erano 30-40 persone in attesa di essere visitate e 30-40 persone anche in attesa di ricovero, e questo fondamentalmente è un'altra cosa che abbiamo fatto noi. Ho detto, scusate, ma perché, come tutti gli altri ospedali, penso la maggior parte nazionali o comunque della regione, senza tanto allontanarci troppo, non permettiamo che l'attività medica sia a tempo pieno anche nei festivi? Perché le divisioni non si fanno nei giorni festivi? Ma per quale motivo? Dal sabato fino a lunedì, e infatti è successo questo, l'anno scorso non fanno divisioni, adesso qualche cosina. L'anno scorso ci fu questo problema perché c'era la Befana, poi c'era il sabato, domenica la Befana, un caos, e il giorno dopo l'8 gennaio è venuta la Lorenzina. Io aspettavo il barco, ovviamente, perché gli avevano fatto tutto un suo percorso, non doveva sempre un tuo soccorso. Io l'ho chiamata, l'ho presa, c'era un mio amico del Ligos, e l'ho fatto venire dentro il pronto soccorso. I medici, i miei colleghi non sapevano niente, tu sei impazzito. Però poi la Lorenzina ha detto, beh, ma qui, cioè, a me mi prenderebbe un coccolone laurea qua. Però io l'ho dato sottoscritto l'anno dopo, cioè no, un mese dopo mi ha preso un infarto mentre stavo a lavorare, per stress da lavoro correlato. Perché questo succede poi a chi lavora con quei ritmi. E se c'è un decesso, non ce va la Lorenzina, non ce va Zingaretti o le lobby, tutti quelli che hanno permesso questo sfascio della sanità, perché sono dei mandanti indiretti del sovraffollamento della mala gestione della sanità, ce vado io, davanti al giudice. Perché quando io, infermiere, ho da valutare 20 pazienti, 15 pazienti, di cui 4-5 codici rosso, io mi giro, quello se sta a fare infarto da un minuto non me ne sono accorto, quello ormai la necrosi del cardio si è andata. E poi? E se malauguratamente poi vado al giudice, che gli vado a dire? Beh, però il sovraffollamento è tutto quanto, il sovraffollamento aumenta l'indice dell'8% di mortalità all'interno del pronto soccorso, ma anche nei giorni successivi quando il paziente è ricoverato ad esempio in UTIC o in rianimazione. Noi abbiamo pazienti con la troponina mossa, cioè troponina mossa, scusi il termine, per un detenore è quando è l'enzima cardio che ti indica che c'è un infarto in corso, per uno o due giorni in sala rossa invece di stare in UTIC. Cioè, queste sono cose che non si può, cioè non si può stare. Nell'osservazione breve che all'interno del pronto soccorso, diciamo tutta, abbiamo anche pazienti appoggiati alla chirurgia. Il nostro pronto soccorso dentro alla psichiatria, perché è stato chiuso il reparto di psichiatria, fatto tutto registrato, quindi voi potete vedere se si ricorda tutto, perché sono di troppe cose, è stato chiuso il reparto di psichiatria perché era diventato un lago, che hanno fatto di bene. La cosa migliore, togliamo una stanza al pronto soccorso e ci hanno messo dentro la psichiatria. Non ne pare mai una cosa del genere. Lobby, che era prima al quinto piano, l'hanno messa in psichiatria, ecco, almeno il bar che sta sotto piano, lo spettacolo, mettetelo dentro al pronto soccorso, almeno i miei colleghi se possono. Cioè, questo è il livello, non è un DEA di secondo livello, è un DEA di primo livello ancora. Non ci prendiamo in giro, perché comunque altrimenti avremo un pronto soccorso anche per i pediatrici. A parte, invece, altra grande idea che hanno avuto chi gestisce il pronto soccorso, perché poi da questa parte neanche si capisce più chi gestisce il pronto soccorso, perché abbiamo un serpente a due teste, tra parentesi, non si sa chi è il primario, c'è quello ufficiale e quello ufficioso.
L'idea buona era che il bambino che viene in pronto soccorso deve essere visto, perché ovviamente c'è una grande quantità di lavoro, il caos, viene visto rimarchito dal medico, dal chirurgo, che è in servizio. Ma io abbiamo fatto una lettera, l'abbiamo mandata anche a Zingaretti, alla De Grassi, ormai ci scriviamo così tutti i giorni, e ha detto, io ho scritto, ma mi sembra che dal punto di vista professionale, formativo professionale, pare una persona meno di gara. Però lui giustamente poi è costretto a fare, chiama il pediatra. Però allora, i pediatri sono solo sei, e di notte c'è solo una guardia interdivisionale, questa è una cosa carissima, deve lavorare al quinto piano in pediatria, deve coprire, al terzo piano dove sto io, che c'ha la neonatologia e il nido, e poi deve coprire la sala parto, perché la sala parto ce deve andare lui, e anche il pronto soccorso, ed è uno da solo dalle 8 di sera alle 8 di mattina. Questa cosa l'ho scritta anche a Zingaretti, cioè, ma pure sui giornali siamo... Se mangiano la terapia intensiva non lo danno, in un reparto come Latina, che non lo hanno mai voluta la terapia intensiva. Lì c'è un collega anziano che è più anziano di noi all'ospedale di Latina, lui sa benissimo. Non facciamo dibattito per adesso. Vogliamo fare la linea di secondo livello, ma non c'è personale, non c'è, devono fare la linea di secondo livello, ma in realtà non c'è. Come vogliono fare il pronto soccorso, lo vogliono ristrutturare, ma in realtà non c'è. E questo fatto della pediatria è gravissimo, perché addirittura si sono presi la briga di mettere le fasce orarie. C'è un bambino, perché ovviamente non ci sono i pediatri, ma io, la mia salute deve soccombere alla mala gestione tua, ma sei tu che devi venire incontro a me. Allora, i codici verdi hanno solo le due fasce orarie. Per fortuna, c'è le rossi, il pediatra scende sempre, ovviamente. Il codice verde, il pediatra lo vede dalle 11 alle 13, dalle 16 alle 18, salvo però che comunque di notte saranno veramente delle emergenze. Grave ignoranza, perché emergenza è sempre il codice verde, perché il codice verde è un codice di emergenza differibile. Il codice giallo è il codice emergenza, l'unico codice d'emergenza che non è d'emergenza è il codice bianco, quindi manco hanno saputo scrivere. Cioè, questa è la condizione in cui ci stiamo, lo dico, che sto proprio nel cuore del sistema, perché prima stavo in posto corso, adesso su. Ovvio, ci rimette l'utente, tanti pazienti nei corridoi e non abbiamo un infermiere, abbiamo chiesto un infermiere responsabile nei corridoi, perché in corridoi io il paziente che sta ore, con gli ufficiali che aspettano 7, 8, 10, 12 ore, quando dopo mezz'ora devono essere entrati. Ma è impossibile, perché non essendoci posti letto, non riescono a sbarellare, quello del 118, lui lo sa, poi il 118 ce lo dirà, le ambulanze rimangono bloccate, le barelle intappano, si forma un tappo, e quindi la gente, io ho fatto delle CG sulla sedia, facevo le CG tranquillamente, le endovene, ma ormai a questi livelli, massaggi cardiaci direttamente sulle barelle del 118 quando arrivavano, e ce le mette anche il chi ci lavora. Altro che sin burnout, io ci ho preso un infarto mentre stavo al lavoro, ma tanti altri miei colleghi stanno proprio a tocchi, cioè lo stesso del lavoro collegato, chi lo gestisce, chi lo fa? Non c'è una pappatura dello stesso del lavoro collegato nell'azienda. Ah sì, ci stiamo pensando, ammazza, c'è stato a pensare, il problema è la fate vedere, non ti fanno vedere niente, perché poi qui pure la trasparenza lasciamo stare, solo per chiedere la delibera. È il caos più totale. Siamo sotto organico, perché il San Camillo con lo stesso numero di accessi, 70.000 nel 2011 è stato il record, ma adesso siamo sui 60.000, che poi la gente, come ha detto lei, è demotivata, se ne va. E questa è una grave cosa che viene nel sistema sanitario, se ne va, ma c'è gente che se n'è andata via e poi è morta a casa, e noi l'abbiamo fatti firmare contro parete perché avevano una trombolina mossa, e questo nessuno lo dice. Poi ci ha chiamato il 118, cioè questa è morta a casa, perché non voleva più aspettare di fare una lastra, oppure non voleva più aspettare insieme perché erano stanchi da aspettare, stanchi. Ma questi, ma il papà, quei figli, ma chi lo ridà? Ma non è solo l'unico caso, ma ce ne stanno tanti, ma non escono fuori. Però è così, questa è la mala sanità. Non si può più andare avanti così, perché veramente stiamo alla frutta. Ma anche l'operatore stesso ormai non rende.
lei capisce, nelle ultime due o tre ore, nell'ultima ora di turno, ma l'attenzione dov'è? E poi c'è l'errore, ci può stare l'errore, e c'è stato, e ci stanno, e ci saranno, però davanti al giudice vado io. Io dico Marco De Marco, sì, perché ero stanco. Cioè no, però perché c'è stata la corruzione gli anni passati, sono mangiati questo, questo e questo, non hanno investito, ma noi ci abbiamo messo un anno.